Sono usciti in questi giorni i dati del Ministero che ha fatto una ricognizione sull'edilizia scolastica in tutta Italia, da quale emerge una situazione sicuramente con alcune criticità, ma per quanto riguarda Città Metropolitana di Milano anche una situazione che sta evolvendo verso un miglioramento. Città Metropolitana gestisce 155 edifici per l'edilizia scolastica e le scuole superiori che hanno un'età media di circa 40 anni. Le problematiche sono tante, legate in particolare alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rispetto ai dati che sono usciti dal monitoraggio del Ministero, quelli che emergono maggiormente, che probabilmente preoccupano anche di più la popolazione scolastica, sono quelli relativi alle certificazioni, la certificazione antincendio e all'antisismica. Sulle prime devo dire che Città Metropolitana in questi anni ha fatto un grosso lavoro di adeguamento di tutte le strutture e le normative, manca ora la fase finale, cioè quella di ottenimento del pezzo di carta che certifica che gli interventi sono stati fatti, però da un punto di vista sostanziale della sicurezza degli edifici, gli interventi sono stati fatti tutti quanti. Il termine per avere il pezzo di carta della certificazione è stato spostato all'anno prossimo dallo Stato. Per quanto riguarda invece il tema antisismico, bisogna tener conto che la zona del Milanese è entrata nelle zone a rischio sismico dopo il terremoto del Mantovano, quindi c'è un grande lavoro da fare su tutti gli edifici, sia pubblici che privati. Noi come Città Metropolitana stiamo partendo facendo l'analisi della cosiddetta vulnerabilità, per vedere edificio per edificio qual è la distanza tra la norma antisismica attuale e le norme seguite, quindi le caratteristiche dell'edificio che sono state realizzate quando l'edificio è stato costruito. Alla fine di questo lavoro avremo un quadro chiaro e potremo andare a chiedere i soldi allo Stato per fare la vera e propria riqualificazione antisismica.